Un gol di Colonetti all'ultimo secondo regala al Mantova la prima vittoria esterna in campionato. A Borgo Abuggiano, biancorossi in vantaggio con Burato, poi raggiunti su un dubbio rigore prima della prodezza dell'attaccante entrato da 5 minuti. Buonasera e benvenuti a questa edizione domenicale di Mantova Notizie, edizione che apriamo subito con lo sport e con il Mantova che torna a vincere. E vince 2-1 a Borgo Abuggiano e conquista la prima vittoria esterna. Decide un gol di Colonetti all'ultimo secondo, debutto vittorioso quindi per il nuovo mister Claudio Valigi. Sentiamo il nostro inviato sul campo Nicola Antonietti. Il Mantova esce da Borgo Abuggiano con tre punti preziosissimi maturati negli ultimi secondi di gara, una vittoria che per il Mantova ci voleva dopo gli insuccessi delle ultime uscite. Occasione subito per Del Sante che però spara alto sopra la traversa. 10 minuti dopo ci riprova Franchi con un calcio di punizione che per poco non sorprende il portiere del Borgo Abuggiano Strambi. Il Mantova continua a premere, al 39esimo 5 sfrutta una disattenzione della difesa, si presenta solo davanti a Strambi ma calcia addosso al portiere. Borgo Abuggiano mai pericoloso, ma all'ultimo secondo del primo tempo c'è una protesta dei padroni di casa per un fallo di Bertin su Corsi. L'arbitro ritiene che sia stato un fallo di mano del numero 8 in maglia blu. Mantova che chiude il primo tempo sullo 0-0, inizia il secondo tempo subito con l'occasionissima di Di Martino respinta da Bellodi. Subito dopo ci prova 5 con un tiro che però risulta troppo fiacco per impensierire il portiere Strambi. Al 17esimo Mantova in vantaggio, respinta corta del portiere del Borgo Abuggiano, tiro da fuori area di Burato, palla che bacia il palo e Mantova che finisce in vantaggio. Esultanza di Burato al primo gol con la maglia del Mantova. Il vantaggio del Mantova dura 20 minuti. Su azione di calcio d'angolo, Mischia, Bertin affronta il nuovo entrato Santini, contrasto abbastanza dubbio, l'arbitro Sacchi indica il dischetto del rigore. Proteste dei biancorossi, viene anche ammonito Bertin, sul dischetto Paganelli, Bellodi ci arriva ma non riesce a fermare il pallone. 1-1. La partita sembra avviarsi verso il pareggio, ma all'ultimo secondo la prodezza di Colonetti, tiro da fuori area, palla nel 7 e il Mantova si ritrova in vantaggio, proprio all'ultimo respiro. Prima vittoria esterna per il Mantova, 3 punti che ci volevano.